Buongiorno, benvenuti a questa videoanalisi del 25 gennaio 2017, videoanalisi che potete ricevere gratis via email se cliccate sulla scritta che compare sopra la mia testa. Videoanalisi realizzata insieme al broker STO, salutiamo la signorina, eccola lì che muove la mano, presente nella home page del sito di STO. Sotto scorrono i contatti, invece li vedrete apparire più volte, quelli di Marco Pianezza di STO, numero diretto Milano 02, indirizzo email per avere tutto, eccolo lì che esce proprio adesso. Mettete in pausa il video se volete prendere nota per chiedere tutte le informazioni in merito all'offerta, margini, spese, commissioni, spread, offerti su tantissimi mercati, valute, materie prime, azionario, titoli e indici azionari, italiani e esteri, obbligazionario. Davvero un'offerta, direi, molto molto interessante. Poi con i CFD vi vengono richiesti dei margini inferiori, molto molto più bassi rispetto a quelli che utilizzate per esempio sul mercato dell'Eurex, dell'IDEM, CME, CME, insomma, quindi come vedete ci sono molte 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 cose importanti, vantaggiose. Marco, anche il fatto che per esempio il STO faccia anche da sostituto d'imposta. Allora, mamma mia, non so da dove cominciare, sono tantissimi gli argomenti di cui parlare. Cominciamo a vedere la piattaforma MetaTrader STO MT4, sono grafici intraday e oggi appuntamento importante, alle ore 16 c'è una sessione live webinar gratuito offerto sempre da STO in collaborazione con STO, in cui spiegherò proprio come funziona questa strategia intraday con le candele Aikinashi per esempio. E ci sarà anche il dottor Marti Radona, oltre a Marco Pianezza sarà anche lui presente. Col dottor Marti Radona faremo vedere anche l'indicatore De Carolis Aikinashi, che lo vedete già qui all'opera, vi va a delimitare il massimo di giornata, il minimo, linea rossa è questa qui e quella verde, vi fa vedere la freccettina che cosa dice, che cosa indica questa freccettina. L'indicatore De Carolis Aikinashi praticamente riassume quella che è la strategia che io personalmente ho ideato per speculare in maniera molto semplice, una strategia molto semplice per speculare nell'intraday, sia sugli indici in questo caso, ma su tutti i mercati offerti da STO, e vi dice quando è arrivato, secondo quella che è la metodologia, il momento per una speculazione a ribasso. Per esempio, vedete l'indice italiano, è partito a rialzo, adesso c'è un potenziale segnale al ribasso e appare la freccettina già in fase di conferma. Ma oggi sarà presentata anche una prima novità dell'indicatore De Carolis Aikinashi con il dottor Marti Radona, che molto so che piacerà tantissimo ai traders intraday. Ed è gratuito grazie a STO, se aprite un conto premium oggi sarà presentato, vi sarà spiegato tutto, insomma, come funziona. A livello operativo quindi c'è stato un, vedete qui già la candela verde, vi dice l'apertura positiva, adesso c'è questa flessione per Italia ieri, si aspetta, anzi ieri, da ieri è in Camera di Consiglio, oggi dovrebbe deliberare la consulta sull'Italicum e quindi sapremo anche, darà qualche indicazione se potrà darci qualche spunto per capire se andremo alle elezioni o meno, i partiti che cosa intendono fare dopo questa sentenza. Quindi per il momento questa è l'impostazione, bisogna aspettare la fine della mezz'ora, visto che qui il time frame, se verrà confermato o meno questo segnale al ribasso. Ma passiamo ai grafici su base daily, perché qui le notizie diventano interessanti. Guardate il DAX qui in basso, DAX che sta per violare con forza, siamo sopra 11.700 punti, la resistenza 11.610 la sta completamente saltando con tutte e due i piedi, però bisogna aspettare la conferma definitiva questa sera in chiusura. Quindi il nostro FTSE MIB pure prepara, vedete, l'attacco alla resistenza 19.620, anche l'Eurostock in un colpo solo è passato, l'Eurostock in un colpo solo, anche l'indice spagnolo qui in basso così come quello francese. Mi tolgo un attimo così potete vedere anche l'indice inglese, dove si vede una piccola candela verde che potrebbe far pensare ad una possibile inversione del trend, mette la freccia, si punta a nord, però c'è una sterlina che adesso poco fa, non sono riuscito a capire perché, ci sono state vendite sul dollaro, l'euro è schizzato a rialzo, sterlina pure, tranne il dollaro yen, e però adesso in questo momento sinceramente non so dirvi perché sono qui con voi a registrare questa videoanalisi, quindi non sto seguendo, non ho Twitter, TweetDeck, fantastico Twitter, adoro Twitter. Quindi questa è l'impostazione, gli europei spingono, spingono a rialzo, vogliono uscire fuori da questa situazione che erano intrappolate al di sotto di queste resistenze, anche perché se andiamo dall'altra parte dell'oceano, ovvero indici USA, abbiamo un Nasdaq che si conferma
molto più positivo rispetto ai cugini indici americani, parenti americani. L'S&P 500, eccolo qua, che sta per superare la resistenza 2273, massimi storici per l'America. È tornata l'euforia Trump, sembra ripresentarsi. Ho detto questi mercati, Trump sta facendo il suo. Oggi dovrebbe presentare il Wall, The Wall in Messico, presentare il progetto. Sta facendo tutto, è veramente partito a mille. 100 giorni, i primi 100 giorni sta. Vi farò vedere anche l'incontro ieri con i rappresentanti delle aziende automobilistiche, tra cui anche il nostro Marchionne. Vi farò vedere una cosa molto interessante, dalle sole 24 ore. Quindi contro l'America, anche qui, questo è il Dow Jones che sta tornando a picchiare, a suonare la campanella dei 20.000 punti. Siamo a 19.968, così, anzi, voi non lo vedete, se mi tolgo lo vedete, qui a destra vedete il prezzo in corso sul Dow Jones. Vediamo anche l'indice ha chiuso positivo, Market Overview, il Nikkei, l'indice Nikkei Tokyo, che quindi torna, ha resistito il supporto 18.760 punti e adesso sembra pronto a riprendere la strada a rialzo e tentare l'attacco alla resistenza 19.540, da dove c'era stata questa flessione. Quindi diciamo che il Giappone oggi ha chiuso molto positivo, ci sono stati dati macroeconomici positivi. Il Giappone in questo momento sembra leggermente indietro rispetto all'Europa, che già sta testando le resistenze di breve. L'America non ne parliamo, che sono sui massimi storici. Vi dicevo di un incontro di Trump, e dal Sole 24 Ore faccio vedere questo articolo: Trump avvisa i big dell'auto. Quindi questo è il... Chissà perché quando si parla di Trump scatta subito la risata, il sorriso. Che personaggio fantastico. Faciliteremo gli investimenti per riportare i posti di lavoro in USA, lo ha detto anche nel suo discorso. Buy American, hire American, comprate americano, assumete americani. Quindi ha detto praticamente, ha ricevuto gli amministratori delegati di Fiat, Ford, GMM. Marchionne ha già detto: rafforzeremo il manifatturiero USA, sarà splendido fare affari negli Stati Uniti. È stato anche sbloccato l'oleodotto Keystone XL, che era molto, c'è stato dietro prima, soprattutto con Obama, molte polemiche, insomma, e lì ha sbloccato anche questa situazione. Però in questo articolo, vedete, viene fatto, c'è un focus sui vantaggi del Messico, non solo su i costi. E c'è questo grafico qui, questa immagine, faccio vediamo un ulteriore zoom, che ci fa vedere come costo medio di produzione in dollari per una berlina media Stati Uniti, è, se la produciamo, quindi una berlina media negli Stati Uniti costa 25.000 dollari. In Messico costa meno, 22.900, perché si risparmia sui componenti per 1.500 dollari e 600 dollari risparmio costo di lavoro. Ecco perché c'è un motivo se molte aziende americane aprono degli impianti, investono nel Messico. Lo vedete già da questi dati, da questi numeri. Ma non solo. Qui fa vedere in questo grafico come se a livello trattati commerciali internazionali, importare, se dal Messico in Europa non è prevista nessuna dazio, mentre dall'America, infatti qui vediamo se riesco a trovarlo al volo, dove lo dice, ecco qua: la Unione Europea importa a dazio zero le auto messicane, mentre ne impone una tariffa del 10% su quelle in arrivo dagli USA. Se torniamo allora a questo grafico, vediamo che la macchina 22.900, aggiungendo i 900 euro di trasporto, viene a costare 23.800 la macchina, l'auto, se poi quando arriva in Europa. Se invece aggiungiamo quel 10%, quindi trasporto e dazio, dai 25.000 diventa 28.100. Senza qui adesso non stiamo parlando di cambi, non stiamo mettendo dentro il cambio euro-dollaro, messicano e tutto il resto. Vedete quindi come tutto quando passa dal Messico è assolutamente vantaggioso. Quindi dovrà fare uno sforzo notevole Trump per invogliare uno a investire in America, e quindi questi costi sono pesanti. Insomma, qui parliamo già solo di una produzione di un'auto. Quindi, insomma,
Trump gli aspetta un arduo compito. Vedremo, 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 vedremo. Neoprotezionismo, c'è anche un bell'articolo qui dove si parla di se i dazi diventano boomerang per i consumatori americani, perché qui spiega Giorgio Barba Navaretti che alla fine potrebbe venire caricata sui più poveri tutto questo costo che dovrebbe aggiungersi alla produzione. Insomma, l'argomento è molto dibattuto, non solo. Nell'articolo si parla anche del fatto che l'America uscita fuori già l'ha firmato Trump dal trattato, quello che con i paesi asiatici dell'Asia Pacifico, dove non c'era la Cina. Adesso questi qui, visto che non c'è più l'America, adesso stanno pensando di allearsi con la Cina. Quindi si stanno muovendo in questo momento i vari movimenti a livello internazionale, accordi. Poi c'è anche Brexit, ci mettiamo pure Brexit. Insomma, capite che siamo in un momento di sconvolgimento totale a livello internazionale. Torniamo ai grafici. Quindi, situazione europea, americana e Giappone un po' più indietro, sono comunque, che sembra, anche qui a Manfredonia in questo momento c'è il sole, anche sui mercati sembra essere tornato positivo, sereno. Vediamo, vediamo adesso, cominciamo a fare l'analisi Intermarket. Cominciando a vedere, questa volta vado subito al mercato obbligazionario, perché grazie a STO potete operare anche su questo mercato. E vedete, questo è il decennale americano, che prima di tutto bisogna guardare il crollo, da quando, da qui in poi, dall'elezione vittoria Trump. Il recupero, c'era stato poi una nuova spinta, indebolimento del dollaro, e quindi adesso nuovamente sta tornando in rosso. Se adesso salto a Forex e materie prime, vi faccio vedere che anche gold, eccolo qua, veniva dal praticamente un grafico quasi fotocopia. Crollo, perché gold è quotato in dollari, quindi segue molto le dinamiche della moneta americana. C'è stato il crollo, il recupero in maniera più forte rispetto a quello che abbiamo visto sul T-bond americano. Sembrava quello che, di cui ho parlato nei giorni scorsi nei video analisi, un indebolimento strano del dollaro con Trump, quindi sembrava quasi finita la luna di miele tra Trump e il dollaro, e adesso torna la candela rossa. Il livello siamo sempre lì, 1215, una resistenza che su altri grafici magari avete visto violato, qui ancora non è stata perforata e quindi torna comunque il colore rosso, significa che forse vedremo tornare un super dollaro, visto che ci troviamo Forex e materie prime. C'è USD CAD, la notizia del Dakota di cui parlavo prima, e va a beneficiare indirettamente anche il Canada, e sono partite delle fortissime vendite, e si torna, sembra voler puntare nuovamente supporto 1,30 e 63. Petrolio non pervenuto ancora, resta sempre comunque al di sotto della resistenza 54 e 72. Vediamo se abbiamo conferme di dollaro, come qui gold con questa candela rossa che si sta per formare, bisogna comunque aspettare la conferma questa sera. E tutto a un tratto è partito poco prima che cominciasse la registrazione, nuovi acquisti di euro. Euro che resta però sempre sotto la resistenza 1076. Dollaro franco svizzero invece ha violato il supporto 1003, però vedete già la candela rossa è diventata più piccola. Dollaro yen torna a dipingere, a disegnare una potenziale candela verde, quindi nuovamente super dollaro, e qui c'è una correlazione positiva Intermarket con Wall Street, l'indice Nikkei di Tokyo. E guardate qui, sterlina dove, un attimo, faccio così, anzi, così lo potete vedere, sterlina 1,26, siamo sui massimi, sta toccando proprio massimi storici. Ieri c'è stata la sentenza della Corte Suprema che ha confermato quanto aveva detto l'Alta Corte di Giustizia, quindi è stato rigettato il ricorso del governo May, la quale dovrà quindi sentire il Parlamento, e questo potrebbe produrre un ritardo nell'attivazione dell'articolo 50, perché è vero che non viene messo in discussione l'esito del referendum del 23 giugno, però all'interno del Parlamento ci sono molti che erano contro Brexit o comunque sono per un soft Brexit. Quindi adesso dovrà passare tutto il procedimento parlamentare, potrebbe ritardare, e quindi la sentenza di ieri, insomma, porta, vedremo a che cosa. Intanto la sterlina qui è partita 1,26, oramai vede la resistenza qui, questa qui è 1,27 e 30. Torno un attimo indietro al mercato obbligazionario, perché ci avevamo lasciati con l'America, che come il gold vedete sembra voler invertire. Giusto per dare un'occhiata finale, allineiamo anche adesso così tutti i grafici, quasi che partono dallo stesso punto. Questo è il decennale inglese, il Bund, vendite, quindi sul Bund tedesco e anche sul nostro BTP, e
E quindi anche ieri l'agenzia di rating di BRS ha detto che il sistema bancario necessita ancora di ulteriori aiuti, insomma non sono stati risolti i problemi con l'ultimo decreto, poi sapete benissimo adesso in corso generale, intesa, tante manovre in fermento, insomma anche a livello societario in Italia ci sono delle situazioni molto, molto, molto interessanti. Bene, io per il momento mi fermo qui, vi ringrazio per la cortese attenzione, appuntamento ancora domani con la videoanalisi Intermarket. Buona giornata, buon trading a tutti. Arrivederci.